possiamo dire che abbiamo preso Roma. Grazie. 67%. Questa è storia. Stiamo scrivendo la storia da oggi per i prossimi 5 anni. È responsabilità di tutti noi. Allora, vi devo ringraziare. Devo ringraziare tutti quelli che in questi anni si sono impegnati, tutti quelli che in questi ultimi 3 mesi hanno veramente dato l'anima perché potessimo arrivare fino qui. E il risultato è sopra ogni aspettativa, veramente sopra ogni aspettativa. Non solo abbiamo vinto Roma, abbiamo vinto moltissimi municipi, 12 municipi. Abbiamo vinto a Torino, abbiamo vinto in moltissimi comuni d'Italia. È veramente un risultato storico e dobbiamo impegnarci ogni giorno per i prossimi 5 anni, perché sarà dura, lo sappiamo com'è Roma, lo sappiamo, ma più è dura e più sarà bello riuscire a fare tutto quello che ci siamo prefissi di fare. Abbiamo un programma pazzesco, l'abbiamo scritto insieme ai cittadini e aspettano solo che tutti insieme riusciamo a realizzarlo. Buttate in piscina, oh Giacchetti, buttate in piscina, buttate in piscina, oh Giacchetti, buttate in piscina, buttate in piscina, oh Giacchetti, buttate in piscina, senza l'acqua. Adesso il nostro compito grande sarà quello di portare tutti i romani a lavorare per Roma. Non è facile perché siamo stati completamente disabituati a lavorare, a impegnarci per qualcosa che non fosse il nostro piccolo orticello. Noi piano piano in questi anni ci siamo, come dire, abbiamo iniziato a fare un percorso diverso, ma molte persone ancora continuano a dire: adesso che ci siete voi risolverete tutti i problemi. No, noi dobbiamo iniziare a spiegare che quel voi deve diventare un noi. Dobbiamo portare tutte le persone, tutti i romani, a capire che c'è una comunità che sta nascendo e tutti debbono fare qualcosa di piccolo, piccolo tutti insieme. E questo è il cambiamento che vogliamo fare. Quando noi diciamo che i romani debbono tornare a occuparsi della cosa pubblica, vuol dire proprio questo. In tutti i municipi, i gruppi municipali dovranno essere delle antenne, dovranno insegnare alle persone di nuovo il valore della partecipazione politica. Dobbiamo partire dalle giovani generazioni, coinvolgeremo i bambini, coinvolgeremo i ragazzi, faremo delle iniziative per insegnargli a partecipare, per fargli capire che impegnarsi per il prossimo è qualcosa di bello e di gratificante, perché solo se riusciamo a fare qualcosa per tutti noi, allora davvero riusciremo a raggiungere un risultato. Altrimenti, se ognuno si impegna solo per il proprio, non c'è futuro. O meglio, il futuro è come il passato, noi quel passato non lo vogliamo più.